Amici, 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 buonasera, bentrovati, benvenuti, benvenuti, che bella serata insieme Tornano i Silvestri Night dopo una pausa durata, insomma, più di due settimane perché nel mentre c'erano concerti da andare a seguire, quindi vlog da registrare e sia io che il mio taglio siamo stati via e eh, come vedete adesso lo schema non è più il giovedì sera ma è uno schema libero, quindi si può venire in diretta quando c'è l'ospite, quando c'è l'argomento ed è una cosa che già avevo annunciato sul canale Viola sul fatto proprio di poter creare uno schema libero come nelle parole crociate di diretta stasera è una puntata molto importante per me perché ehm, ho definito eh, il titolo di questa puntata eh, lo stato della musica italiana in realtà Enzo Mazza, il mio ospite, che adesso vi introduco perché è dietro le quinte che mi sta aspettando, rappresenta in un certo senso proprio in virtù del suo ruolo istituzionale lo stato della musica italiana, eh, né più né meno perché ehm, rappresenta la federazione dell'industria musicale italiana. È un ruolo complesso, difficile, è un ruolo sicuramente di equilibrio, è un ruolo... Uh, anche di grande passione, adesso lo fa da tanti anni perché io l'ho avuto ospite per la prima volta nel lontano, devo dire ormai uh, 2001, quando venne a parlare di pirateria musicale, uno dei tanti mali che affliggeva uh, la musica, finalmente sconfitto, ma sconfitto poi bisogna vedere anche uh, se per meriti o semplicemente se per demerito del formato fisico che a un certo punto non è stato più utile poi l'avvento anche di tecnologie che hanno portato verso non la gratuità della, della musica, però verso pacchetti e quindi chiaramente verso la musica nella forma che conosciamo oggi con la piattaforma di streaming. Fondamentalmente sono state le piattaforme di streaming ad uccidere la pirateria e come sempre è un'offerta migliore che sconfigge l'offerta meno buona. Però anche questo ha comportato un sacco di uh, cambiamenti, la fra frammentare la musica, tante considerazioni di cui indubbiamente andremo a parlare direttamente con, uh, il, uh, con il mio ospite che vi introduco immediatamente. Enzo, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, è un, piacere, è un piacere averti qui. Abbiamo tanta carne al fuoco stasera, insomma. La carne della musica italiana è tantissima. Eh, vedremo quanto prelibata, quanto succosa e quanto in salute. Ma infatti io vorrei proprio partire da questo. Come sta la musica italiana oggi, secondo il tuo punto di vista? Allora, se parliamo dal punto di vista economico e finanziario, eh, chiaramente dopo una fase complessa che hai anche descritto parlando della pirateria che è durata molti anni, questo è un settore che ha sostanzialmente completato la trasformazione digitale. È uno, anzi, dei settori probabilmente che è riuscito a farlo nella maniera migliore. E il mercato è tornato a crescere e i risultati dello scorso anno sostanzialmente lo pongono ai livelli del 1999, l'anno diciamo pre-Napster, no? come ricordi bene, Napster nacque nel 1999 con tutto quello che poi era, ha trasformato questo settore dall'era del download poi all'era... Dello streaming, lo streaming video, e oggi l'era dei social, dei social media, di TikTok, eh, tutte quelle eh, trasformazioni che hanno accompagnato anche, il, diciamo così, anche il mercato italiano. Uno dei mercati che ha forse. Attraversato un periodo più lungo perché chiaramente anche la digitalizzazione del paese, come sai, è stata fortemente in ritardo. Quindi l'adozione di tecnologie che magari nei paesi scandinavi era eh, già una norma nella, nella metà degli anni dieci, eh, in Italia sostanzialmente ha avuto la sua consacrazione paradossalmente durante la pandemia, nella quale. Milioni di, di italiani si sono trasferiti, di fatto, in massa eh, sulle reti digitali e quindi hanno eh, chiaramente adottato quelle tecnologie che magari la generazione Z aveva già adottato negli ultimi anni. Questo trend, Enzo, è un trend mondiale, però vedo, cioè è un trend di cui Fortunatamente beneficia anche l'Italia, cioè non, non fa mercato a sé, ma si allinea e si accoda ad un mercato che effettivamente, notavamo eh, qualche settimana fa, proprio con il grafico, non è mai stato così florido eh, dal 1999, che è stato l'anno più florido della storia della musica, e adesso è ancora di più. Quindi eh, diciamo che in termini di numeri, eh, oggi la musica sta nella condizione... Migliore di sempre, almeno in termini numerici. In termini numerici, sicuramente eh, il, i risultati che si sono uh, realizzati negli ultimi anni hanno fatto sì che questa, eh, questi ricavi siano cresciuti e, soprattutto, la diversificazione. Non è tanto che la musica sta. Meglio o peggio, questo dobbiamo valutarlo anche da quelli che poi sono eh, i singoli eh, ricavi e soprattutto i singoli profitti che possono essere realizzati sui diversi canali. Quello che, mh, che è successo è che sostanzialmente dà un, un segnale di positività il fatto che comunque la musica. Un po' come l'acqua si sia infilata dappertutto, nel senso che oggi noi consumiamo musica in forme completamente diverse da quelle che consumavamo nel 1999, cioè i canali di fruizione di musica sono, si sono moltiplicati e. Tutti questi canali oggi generano dei ricavi, cioè la monetizzazione, tra virgolette, vogliamo chiamarla così, della musica si è assolutamente amplificata. E dopo una fase complessa che abbiamo raccontato, di, anche di resistenza dell'industria, non so se a qualcuno di voi è capitato di vedere questa recente serie su Spotify e su Netflix, ha un po' l'idea di quello che abbiamo attraversato. Io, tra fu uno dei testimoni anche nel processo a Pirate Bay e, e, e partecipammo a una, attivamente a, quella, a quel contrasto con questa piattaforma che appunto era un po' l'ultima, diciamo, segnale di questa trasformazione che non avveniva dopodiché si è, si è completata. Però è stata una fase molto lunga e adesso al contrario invece c'è una fase di eh, adozione sistematica delle nuove tecnologie e che l'industria discografica proprio in qualche maniera cerca, cerca di individuare insieme a quelli che sono i nuovi modelli di business quali possono essere poi le, le forme di ricavo che arrivano da queste nuove piattaforme. E quindi l'esatto opposto, se c'era un contrasto all'epoca, adesso c'è addirittura individuare subito la potenzialità di una piattaforma per poter poi fare in modo che la musica su questa piattaforma sia licenziata e generi dei ricavi. In tutto questo arco, in questa parabola che eh, hai disegnato partendo dal 1999 con l'avvento di Napster e quindi della prima, del primo scossone, della prima rivoluzione verso una uh, digitalizzazione, verso la, lo stato liquido della musica, uh, siamo andati uh, per gradi, ovviamente, è stato un processo durato uh, 23 anni, quindi insomma un lungo periodo. In cui eh, sicuramente vediamo anche delle, dei resistenti gloriosi come il vinile, eh, in un certo senso anche la musicassetta, no? Questa, eh, queste sono dei resistenti, sono quelli che non, non vogliono morire: anzi, il vinile continua a fare dei numeri che si attestano, mi pare, intorno al 4,5% del mercato, 4% del mercato, quindi sono numeri ancora eh, forti per un formato, ovviamente. Che non ha più senso, cioè è semplicemente un formato che sopravvive, non un formato che vive. Ehm, però a questa sorta di seconda giovinezza, però, abbiamo visto una transizione molto netta, che ha portato a, una, a un cambiamento del modo di ascoltare la musica, non necessariamente migliore. Eh, abbiamo assistito, per esempio, con l'avvento di iTunes. Di, abbiamo assistito alla frammentazione della musica, cioè siamo arrivati al brano a 0,99, adesso non è più neanche 0,99, i prezzi sono, uh, sono saliti, ma la prima fase è stata proprio questa, quella del comprare i singoli e del fatto che sono cambiate totalmente le logiche di marketing di un album che prima usciva e poi faceva uscire i singoli per allungargli la vita, no? più singoli uscivano e più il disco aveva una, una vita più o meno lunga, eh, o almeno ci si provava, mentre adesso escono fuori quattro singoli che anticipano l'uscita del disco e poi il disco fondamentalmente ha una vita abbastanza breve nella maggior parte dei casi e quando va benissimo viene premiato in vinile. Questo è stato il primo cambiamento, ha cambiato radicalmente l'ascolto perché non esistono più opere ma esistono Operette, passatemi il termine, cioè piccoli uh, segmenti di un qualcosa che deve cercare di fare da, da specchietto per le allodole. E quindi l'ascolto è diventato playlist, è diventato uh, a, a volte neanche sapere di chi sia il pezzo, quindi una nozione anche della musica, un rapporto con la musica, non solo non più fisico e quindi non più palpabile ma anche. Eh, da, da un certo punto di vista molto distratto e poi sulla distrazione suprema arriveremo eh, nella, nella prossima parte dove voglio andare con te a parlare questo è stato il primo scossone ha migliorato il nostro rapporto con la musica questo oppure l'ha peggiorato in un certo senso ma allora ci sono diverse ragioni dietro questo e ci sono anche molti aspetti positivi ricordiamo torniamo indietro eh, ricordiamo, una delle accuse che veniva mosso, eh, mossa all'industria era quella di eh, riempire gli album con brani che non avevano nessun eh, appealing o erano degli scarti di sala di registrazione. Pur di fare uscire un album e, e guadagnare su questa, su questa produzione. Questa era una diciamo, di quei pregiudizi, o più o meno veri, no? che negli anni ante eh, lo streaming e ante il digitale si presentavano all'industria. All si diceva: avete prodotto degli album in cui due brand sono buoni e il resto è solo un riempitivo, in modo tale da poter uscire il, più possibile con, il prima possibile con l'album e generare ritardi. Con eh, la trasformazione, il primo, diciamo, la prima grande rivoluzione è quella del download, accade che sostanzialmente tu puoi scegliere e puoi acquistare tutti i singoli di un album. Ricordiamo che questo fu anche un momento di grande rottura con alcune grandi eh, band e grandi artisti del passato. Che in una prima fase, di fronte anche alla decisione dell'industria di accogliere questa proposta, perché io ricordo che la proposta è di, è di vendere singoli brani alla CARD, come si diceva, arrivò proprio da Steve Jobs: disse: Noi dobbiamo fare questo, questo grande negozio e vendere i brani degli album. Eh, le case in qualche maniera identificavano questa come una soluzione, però per esempio molti artisti per molti anni si rifiutarono perché, eh, se, se ti ricordi, eh, consacravano il loro lavoro all'interno di un'opera unica che aveva anche, e alcuni artisti ancora oggi dicono, il, no, il mio album è un insieme, di, come fosse i capitoli di un libro, non si possono vendere singolarmente. E arrivarono le e playlist. Quindi... Arrivarono le playlist che in qualche maniera esistevano già, perché le compilation che tu conosci benissimo degli anni 90, i grandi successi dei famosi eh, hits, eh, o, o, o c'erano addirittura eh, le Now, se ti ricordi, la Come compilation no. Now, altro che fu un successo globale: altro non faceva che mettere insieme i singoli brani, però era di diciamo un modello radiofonico no? di, di costruire una serie di singoli da mettere insieme, mentre qui invece succede esattamente l'opposto, tu puoi acquistare, scegliere e farti la tua playlist on the go, addirittura nel senso che l'iPod ci mettevamo queste, queste, creavamo addirittura playlist diverse, non, brani diversi per poi ascoltarli. Eh, in qualsiasi istante, in qualsiasi luogo. Quindi quella rivoluzione diventa poi anche una rivoluzione artistica perché chiaramente impone poi al, all'artista una eh, struttura creativa diversa. All'inizio è semplicemente spacchettizzare l'album in tanti singoli, ma poi questa cosa diventa una sfida creativa perché. L'artista deve pensare che a quel punto la vendita dell'album può essere anche in parte sostituita dalla vendita di singoli brani in un periodo più lungo o in, mod in un modello completamente diverso, che non è il ritorno al 45 giri, ma è qualcosa di completamente diverso perché. È... Eh, attraversa anche un concetto eh, di consumo diverso e allo stesso tempo un principio creativo assolutamente eh, sconvolgente rispetto a quelli che sono i canoni tradizionali eh, conosciuti dell'industria discografica. Ora chiaramente quello che succede a livello mondiale bisogna osservarlo anche eh, attraverso il nostro paese. Il nostro paese in realtà con le... Playlist, con il concetto antelitteram di playlist, ovvero con le compilation che citavi tu, ha da sempre un rapporto molto particolare, ovvero essere un paese poco da album e più da greatest hits, più da best of, più da uh, compilation, eccetera. Tant'è che in una uh, puntata di qualche mese fa mi misi a guardare proprio il, lo spartiacque in quale anno o da quale anno le compilation nelle classifiche di fine anno entrarono in maniera molto prepotente nel nostro paese. E più o meno tra l'87 e l'88 tu vedi una eh, predominanza di grandi successi nelle nostre classifiche. Cioè, se guardi i primi, le prime dieci posizioni. Cinque di queste sono antologie, compilation e altro. C'è gente che ci ha fatto eh, carriere. Ci sono artisti molto importanti italiani che hanno più album raccolta che non album in studio, ma nel numero di due o tre volte gli album in studio, artisti di serie A. E quindi forse noi eravamo anche un po' più predisposti. Stasera, a me interessa principalmente capire l'Italia. Come risponde, no? Cioè da questo punto di vista l'Italia per esempio non seguiva quello che succedeva nel resto del mondo. Oggi forse siamo un po' più in linea. Però l'Italia faceva mercato a sé. E quindi noi avevamo, per esempio nei primi anni Ottanta, ancora prima di questi numeri, appunto 87-88, noi abbiamo Mixage, Oro Puro, eh, hai la Baby Records che fa un successo pazzesco che poi erediterà in un certo senso, ci sono, eh, ci sono etichette importanti che vengono da, quel, da quei fasti lì, no? etichette importanti, eh, diciamo, para-alternative di oggi o comunque indipendenti rispetto alle major. E noi abbiamo sempre vissuto la musica in una maniera un po' particolare, frammentaria. Quindi per noi non è stato un grande shock forse la digitalizzazione, tant'è che anche oggi siamo e viviamo la musica in questa maniera. Una parte di, tra virgolette, quelli che considero io resistenti o forti, eh, diciamo, i grandi motivati dalla musica e quindi quelli che non, che l'album e l'album e ancora stanno nell'idea del concept o altro e poi un altro mondo totalmente distaccato. E oggi noi assistiamo a una frattura generazionale tra quella generazione lì, chiamiamola X, e la generazione Z, che eh, sono due generazioni totalmente in scontro e che non hanno apprezzamento reciproco per quanto riguarda come vivono la musica. Noi, eh, generazione diciamo, X, viviamo la musica della generazione Z come scadente, come cattiva, come brutta, come prodotto. Ecco, forse questo tipo di cambiamento strutturale nella musica è iniziato prima con eh, la frammentazione di Apple e poi con la svendita del catalogo di Spotify e quindi non aver garantito agli artisti delle condizioni che fossero sostenibili e quindi una resa, eh, diciamo, su tutta la linea a, questi, a, a queste grandi piattaforme. Siamo passati veramente all'apologia all della compilation e della frammentazione. Oggi per un, per un ragazzo è difficile spiegare il concetto di album, però non è detto che questa sia un'esperienza migliore nei confronti della musica. Cioè, Tutti questi, questi cambiamenti, scusami se sono troppo lungo in questa premessa, ma ci tengo, questi grossi cambiamenti, io personalmente non credo che abbiano portato a una... A un rapporto migliore con la musica. È vero che la musica fa grandi numeri e non l'ha mai fatti così alti. Ma la percezione che abbiamo della musica non è buona. È una percezione di una musica di bassa qualità. Perché? Allora, questo è un tema, però storico. Io vorrei farti solo come si dice sbloccare un ricordo. Eh, mio padre entra in camera, sente che ascolto Pink Floyd e i Doors e mi dice: La tua schifosa musica pop è obiettivamente di una bruttezza incredibile. No? E quindi le generazioni hanno delle valutazioni della propria lui proprio dal punto di vista musicale eh, non dal punto di vista dice proprio guarda che lui è un violinista classico e quindi eh, mi, mi cercava di, di spiegarmi che quanto questa mh, esistesse pochissima eh, lavoro di composizione sotto questi, questi brani e, eh, e quindi giudicava questa musica assolutamente di basso profilo, veloce, di, di consumo e senza alcuna eh, ricerca. Chiaramente, eh, questa, questi, questo, questi argomenti eh, sono ricorrenti nel senso che noi non sappiamo. Io personalmente non ascolto, non mi piace ascoltare, mh, mi piacciono alcune cose, ma prevalentemente magari forse internazionali, per esempio del mondo hip hop. I miei figli ascoltano solo eh, sostanzialmente i pop, nel senso eh, musica rap eh, prevalentemente anche italiana. E, eh, e ci sono evidentemente degli scontri generazionali sui gusti e soprattutto su quello che ognuno ritiene qualità. Però Enzo, su eh, questo io perdonami, ritiene... io vedo delle differenze. Perché da un lato è ciclico ed è vero che c'è una diffidenza. Però aspetta, ci sono anche, eh, diciamo c'è il popolo, poi ci sono anche quelli che vivono nel settore la musica, come posso essere io, e credimi, noi una, abbiamo un approccio diverso nei confronti della canzone e della musica, e troverei abbastanza ingrato fare dei paragoni col passato. Tu pensa, io lavoro esclusivamente su brani nuovi, io propongo solo canzoni che hanno una settimana, 15 giorni di vita. Con una bassissima percentuale di classici che però non sono mai i classici, ma sono sempre cose piuttosto ricercate. Questa è la mia proposta. Quindi, per dirti: non ti, non ti sta parlando un nostalgico, anzi, io sono, sono uno che crede che la nostalgia stia uccidendo culturalmente il nostro paese. Quindi, no, non, non c'è questo tipo, io sono molto vicino, ma internazionalmente alla musica non nazionalmente, cioè trovo che nazionalmente invece ci siano una, una, sorta una serie di problemi, scusami, poi di questo parleremo tra poco, ma onestamente al di là del genitore che non capisce perché ha perso contatto con la musica, onestamente è molto diverso proprio come viene lavorato il prodotto musicale per poter garantire un certo tipo di qualità. E secondo me... Lago della bilancia è questo. Ai nostri tempi, usiamo un'espressione che farà venire i brividi a parecchi: le radio corrispondevano a quello che i ragazzi o i giovani ascoltavano. Oggi le radio non corrispondono in nessuna maniera a quello che i giovani ascoltano. Quindi vuol dire che questa frattura generazionale è netta, vuol dire che i giovani non usano. Un medium come la radio che è sopravvissuto a quante, a quante rivoluzioni industriali ed è sempre stato lì: non l'ha mai intaccato nessuno. La radio fa fatica in questo periodo perché non sta parlando ai ragazzi. Perché evidentemente c'è una generazione dirigenziale che non approfondisce o resta comunque distante, al di là di un discorso qualitativo, ma è un giudizio implicito quello che viene espresso implicitamente noi non abbracciamo questi generi musicali, quindi non li passiamo. E continuiamo con una proposta per il nostro pubblico che diventa sempre un pubblico più vecchio. Il nostro paese sta rispecchiando anche anagraficamente quello che succede, cioè di invecchiare e di non lasciare nulla a questi ragazzi, tant'è che oggi come considerazione nel programma dicevo questa è una generazione arrabbiata con noi. Perché è una generazione molto peace in love da questo punto di vista. Loro parlano tanto di amore, di rispetto e sono temi molto importanti, ma sono molto arrabbiati con noi perché non gli abbiamo praticamente lasciato nulla. Ed è quello che loro uh, uh, rivendicano, cioè il fatto di non, di non essere neanche ritenuti credibili in nessuna maniera da noi. Per noi non era esattamente questo. Ci sono delle differenze, secondo me, eh, generazionali, sì, ma strutturali tra questi mondi. Eh, ma stiamo esattamente dicendo questo, cioè eh, hai colto il punto, no? Mh, questi sono. Mh, è una generazione, questa è una rivoluzione eh, che è bottom up, che è guidata dal basso. Eh, la scelta della musica e la scelta di quello che si ascolta non è per. Assolutamente imposti. C'è qualcuno che continua a sostenere: ah, ma i brani sono imposti dalle radio, c'è cioè ancora questi pregiudizi <ride> o sono imposti dalle case discografiche. Andiamo a vedere quello che accade sul mercato. Molto spesso, in una parte anche molto rilevante del, del mercato, eh, certi successi arrivano prima che addirittura venga fatta vengano fatte della promozione di questi brani. Io che faccio? Eh, la classifica il venerdì eh, su RTL in passato, adesso meno perché c'è invece questa so maggiore sovrapposizione tra radio e e, e, e classifiche di vendita, però capitava ogni tanto che qualche artista che andava al primo posto e non fosse ancora sa, stato passato nella radio, perché parlavamo appunto di artisti di, di queste generazioni, eh, ehm, del mondo ovviamente hip hop, rap, urban, se vogliamo chiamarlo così sia in, nazionale che internazionale, ricordo il successo di XXX Temptation eh, e il brano non c'era, eh, ricordo ehm, di artisti anche italiani eh, che esplodevano improvvisamente e, e nessuno era, sapeva da dove fossero arrivati, ma nelle, nei, tra i ragazzi erano già delle star perché erano eh, stati ascoltati su YouTube, adesso lo stesso sta avvenendo con TikTok. Eh, ci sono dei fenomeni eh, che, eh, che, che poi a un certo punto a queste generazioni piacciono e questo è il tema. E come il tema dei testi: eh, se spostiamo anche il tema dalla, dalla musica alla composizione, e noi possiamo giudicare questi testi eh, assolutamente lontani dalle nostre eh, caratteristiche, quello che noi riteniamo essere una buona scrittura, come dire, c'è poesia buona, c'è poesia cattiva, c'è buona scrittura, cattiva scrittura, ma, ma come la recepisce il mercato? Per, eh, per molti di questi ragazzi i testi di oggi, con tutto quello che possiamo giudicarli, basso profilo, eh, termini impropri, eh, costruzione molto limitata, per loro sono quello che per noi erano i testi di André Battista e non è una bestemmia dirlo, perché questo è quello che loro, tu li, li trovi scritti sui muri i testi dei rapper, poi puoi dire questo è eh, il mondo che, eh, col quale ci confrontiamo? Sì è il mondo anche dell'arte contemporanea in parte possiamo anche dire che lo stesso sta accadendo nell'arte contemporanea molto spesso anche eh, sta, lo accade anche nell'editoria che abbiamo, vediamo dei successi che nessuno magari dal punto di vista eh, della qualità artistica, nessun critico giudicherebbe un, un testo da Nobel della letteratura eh, in realtà eh, il mercato questo ha fatto sì, cioè, sì, ma io guarda... quello che vedo e che è una trasformazione che è stata così imponente, guarda anche solo la trasformazione generazionale. Noi negli ultimi dieci anni eh, abbiamo visto che gli artisti in top ten, eh, l'età media artista in top ten è scesa al 35%. Credo che sia uno dei pochi settori che ha avuto una uh, rivoluzione generazionale. Abbiamo un governo adesso che ha all'interno ministri che lo erano già nel 2008. Noi abbiamo una generazione di artisti che ha completamente ribaltato le classifiche. Chiaro, questo vuol dire che tanti artisti hanno anche perso il loro riconoscimento dal punto di vista del pubblico? Può essere, eh, sono stati artisti che hanno dominato le classifiche per 30 anni e poi c'è stato un cambiamento epocale. No, allora, vedo, questo è vedo uno... male o buono? No, certo. Eh, eh, vediamo... guarda, <ride> allora, <ride> Però è guarda. Allora, La colpa del progresso non è sicuramente tua, nostra, è il progresso. E questo è un qualcosa che tu non puoi fermare in nessuna maniera. Quindi su questo io non, so, non solo mi arrendo, ma non ci provo nemmeno perché sarei stupido a cercare di contrastare il progresso. Poi c'è la deriva, che è un altro discorso. E stiamo vedendo come molte cose stiano andando un po' in deriva. TikTok, su cui ho letto per esempio delle tue dichiarazioni, hai no? detto è il social di riferimento per l'ascolto. Giustamente è vero, è quello, no? ti ho visto accoglierlo eh, come devo dire spesso fai ma credo che sia anche parte del tuo ruolo in maniera come dire se questo c'è utilizziamolo al meglio, se questo c'è facciamo di necessità virtù. Uh, io non riesco ad essere entusiasta nei confronti di un qualcosa che eh, nella già assoluta mancanza di tempo che noi percepiamo come individui che ci portano appunto a poter prendere un pezzo invece che un album, a pensare che non abbiamo il tempo per stare seduti ad ascoltare qualcosa, quindi l'esperienza anche di ascolto. Io parlo di musica e di quanto è importante per la musica questo tipo di approccio, perché se fossi, non so, un, uh, un esperto di arte uh, figurativa, mi spaventerei se l'arte fosse vista fuori dai musei e non di fronte all'opera d'arte, ma altrove. Quindi chiaramente faccio delle considerazioni su quello che vedo e su come cambia l'esperienza la musica oggi a causa della frammentazione dell'assenza di tempo e anzi della riduzione verso tempi sempre più stretti minuto e trenta un minuto, trenta secondi ha perso di rilevanza la musica oggi è uno splendido sottofondo la musica in altri tempi fino anche nel 99 stesso era tutto fuorché un sottofondo era vitale la musica era presente in maniera vitale nelle radio perché quello che tu ascoltavi, che tuo padre non ascoltava, però il radio lo trovavi a differenza di oggi. Così come a livello di, 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 di concerti che erano accessibili, dove eh, non assistevamo a tutta una serie di altre degenerazioni a cui assistiamo oggi. Ed era un mercato florido, l'industria della musica portava ricchezza, lavoro. E poi anche su questo tra poco ci arriviamo, perché è un tema che mi sta a cuore. Perché avere dei numeri alti può dire tante cose, ma non è detto che essere un organismo in salute voglia dire fare una bella vita. Io credo che la musica sia in salute, nel senso che non ha malattie eh, che la stanno affliggendo, ma ha una degenerazione terrificante in questo momento. Se la musica noi la spingiamo sempre di più verso. I 30 secondi è finita, ragazzi, è finita per tutti. Non è più musica, non è più musica come andrebbe intesa, cioè non è più la musica che per veramente centinaia di anni è stata e almeno per cento da quando la musica viene codificata, quasi cento, insomma, attraverso i dischi, attraverso l'ascolto. Stiamo andando verso un'altra cosa, che è un degrado della musica. Al di là della qualità, eh, perché potrebbero essere le cose più belle del mondo, ma in un minuto e mezzo è difficile fare qualcosa. Che possa rimanere nella storia. E allora, visto che tanti si affannano per trovare soluzioni, eh, anche adesso con Neo eh, Dipartimenti, il problema è veramente le quote tricolore, o forse cercare di spiegare a qualcuno come si possa salvaguardare culturalmente un prodotto che sta andando verso il sottofondo più totale. La musica viene scoperta perché viene inserita all'interno. Di, di Stranger Things è bello da un certo punto di vista perché regala una seconda gioventù a, a, a Kate Bush ma è orribile sotto ogni altro punto di vista la musica è questa è un sottofondo bah, perché la musica sia un sottofondo è un problema io ascolto opera barocca la musica barocca eh, se tu vai a vedere come funzionavano i teatri nell'era del barocco, si faceva di tutto in teatro tranne che stare seduti e ascoltare musica. C'era gente che mangiava, gente che faceva l'amore, gente che si faceva i duelli e quella era mh, sostanzialmente considerato un momento in cui ascoltare musica. La musica da camera si chiama così perché la gente sta a chiacchierare, beve il tè e ascolta la musica da camera. Oggi noi andiamo ad ascoltare la musica da camera in religioso silenzio in una eh, al conservatorio di Milano, nella sala grande, se appena uno tossisce e eh, tutti fanno shhh. All'epoca, così come era concepita, la gente faceva di tutti colori, i bambini frignavano, la gente beveva, eh, si tiravano le mazzate eh, e succedeva di tutto durante una, una seduta di musica da campo. Quindi su questo, eh, ripeto, sono questioni che eh, un po' prescindono anche dalla... Allora, la, la questione è: c'è musica bella e musica brutta, e questo c'è sempre stato, secondo anche eh, quelli che non sono solo canoni della bellezza, ma sono canoni creativi. No, ma infatti io esco dalla creativi. bellezza. Sì, io dico la... e sono canoni creativi. Non dobbiamo io lanciare un allarme. Cosa, per esempio, che adesso ti, fa, ti farà sicuramente inorridire: non so se tu hai letto, uh, ma uh, negli, negli Stati Uniti già da, da, qualche, da qualche tempo a fronte dell'esplosione di tiktok eh, si, sta prendere, si stanno prendendo i cataloghi del passato di grandi ma, ma non è che si mettono eh, su tiktok si prendono i, i, i brani del passato e si fa un speed up cioè si velocizza il byte per minute del brano in modo tale che quella grande eh, brano che magari durava 4, 3, 4 minuti possa eh, ridurre la sua velocità in modo possa aumentare la sua velocità in modo da ridurre la lunghezza ed essere utilizzato all'interno di questa piattaforma, perché questa è la piattaforma su cui si muovono la maggior parte dei consumatori di musica di oggi. I consumatori di musica di oggi, mi preme dirlo, però, in realtà non sono più una nicchia: cioè, nella nostra epoca. La musica per decine di anni è stato un prodotto di nicchia, era un prodotto che consumavano tanto in pochi. Eh, erano i grandi vendenti e artisti, avevano dei, un numero di fa. È un po' come il mondo oggi. Dei concerti. Mondo dei concerti, più che altro dovuto magari anche ai prezzi, a queste difficoltà di, di andare. Non al prezzo, il prezzo solo del concerto, ma l'impegno che tu hai per andare a un concerto è seguito da un numero limitato di, di persone rispetto a quello che possiamo chiamare mainstream. Nella musica di oggi, in realtà, i consumatori sono cresciuti. Adesso siamo quasi andremo a sfiorare in poco tempo quasi il miliardo di consumatori che hanno un abbonamento premium a una piattaforma dalla Cina all'Europa agli Stati Uniti. Non abbiamo mai avuto un miliardo di consumatori di musica a pagamento nella storia di... e questo te lo posso escludere in maniera... Beh, no, ma anche perché è un'offerta vantaggiosa, è un'offerta che vince rispetto ad acquistarsi. Cioè, a me fa ridere quando... Noi, io qui parlo spesso, è dare un valore alla cultura, un prezzo alla cultura, perché non abbiamo, vediamo generazioni, ma noi per primi, eh, perché anche con noi i facevano uscire un disco do, che era a sottoscrizione e la maggior parte ha dato zero e l'ha preso gratuitamente, ok? Quindi sappiamo che se si può risparmiare si risparmia perché è l'offerta migliore rispetto a pagare se tu non dai un valore a qualcosa. Oggi è lo stesso problema. Come fai a spiegare, e io su questo mi scontro con tanti che dicono, ah... Il vinile, l'esperienza, spingiamo su quello. Come fai a spingere in primis su un, for, su un formato che è morto, defunto e sta solo sopravvivendo, con grandissima dignità? Per carità, gli auguro la vita più lunga del mondo perché è importante che continui ad esistere, anche come oggetto, e come ricordo, e come esperienza per quelli a cui, ci, a cui è, tengono a questo tipo di esperienza. Come fai a spiegare? Sì, anche se la maggior parte sono in questo momento una buona fetta dei consumatori vinile sono proprio la generazione certo, Z, certo. cioè Ma perché hanno lo streaming? Perché dall'altra parte hanno capito che insieme allo streaming poi tu vuoi avere un qualcosa esatto. di tattile del tuo artista preferito e quindi chiaramente anche l'artista di, di hip hop, rap italiano produce il vinile Ma perché infatti... i suoi fan vogliono avere anche il vinile. Insomma, Magari hai infatti... saltato, il CD, eh? Ma infatti è saltato guarda... il CD, sfondi una porta aperta. Questa è la dimostrazione che l'esperienza buona, se tramandata, se comunicata, porta a una, a una passione, porta a, chiaramente a un qualcosa che ribalta il degrado di questo momento. Io non dico che lo possa fermare, ma può dare un'alternativa. Il nostro Paese non sta lavorando su un'offerta... Che sia aperta, che sia variegata, sta lavorando su una chiusura sempre maggiore attraverso l'idiota concezione che ci sia una formula per il successo e che quindi i soldi si facciano soltanto in una certa maniera. Quando poi vediamo che non è affatto così, perfino il fenomeno Maneskin arrivano grazie a TikTok, grazie all'evento random di. Un importante tiktoker che eh, li mette lì e gli regala gli Stati Uniti e al mondo internazionale. Altrimenti non sarebbero mai arrivati. Mai. Perché solo questi, questi eventi qui possono portarti a quel tipo di roba. Idem Kate Bush. Voglio dire, Kate Bush Maneskin, al di là della qualità di base, vivono lo stesso tipo di esposizione. Cioè, non importa se è una cosa vecchia o nuova. Arriva lo stesso e arriva prepotentemente, purché sia riconosciuta come buona, come valida. Allora... Non è il caso invece che fare dipartimenti che dovrebbero rappresentare anche me, per esempio, anche gli appassionati, anche la mia community? Io non sento il bisogno di quote tricolore, non, non ne sento affatto il bisogno, io sento il bisogno di comunicare con questa generazione culturalmente, comunicare il bello di questa esperienza. La musica è sempre stata condivisione e condivisione della passione vengo a casa tua ti porto dei dischi non te lo devo raccontare con, preso, con prosopopea né ti devo dire che la mia musica è migliore della tua bisogna ritrovare un punto di contatto ma far capire anche come proposta che non si può vivere con quello che programmano le radio di questo paese perché negli altri paesi del mondo c'è una pluralità di informazione c'è sempre hai una BBC che ha 7-8 radio e copre ogni tipo di, di proposta musicale, e, e portano non soltanto una faccia, noi abbiamo una faccia unica della nostra musica, anzi in realtà sono due, c'è la faccia dei grandi cantautori, dei pezzi storici che stanno andando sempre peggio, tant'è che c'è l'articolo di ehm, Ron di ieri, che insomma dice, io ormai faccio solo singoli. Ma che, che lo faccia fare un album, giustamente no? Perché eh, e, e dice: Noi contiamo sempre di meno, noi cantautori non contiamo più niente. Ed è anche un peccato perché i cantautori non è che sono una monnezza da buttare via e da nascondere sotto al tappeto. Insomma, c'è la storia della parola, della canzone, insomma, c'è tanta roba dietro, soprattutto per il nostro paese. Ma il problema è che noi non facciamo sentire al nostro paese quello che si ascolta nel resto del mondo. Il nostro mercato chiuso può fare dei numeri importanti ma parlare di quote tricolore come fa ridere a te fa ridere a me perché guardi le classifiche giustamente tu vedi che è già così ma non da quest'anno certo. è sempre stato così perché anche negli anni d'oro della musica gli anni dei The Joshua Tree tu vai a vedere le classifiche Hai gli artisti internazionali cioè se sono Michael Jackson e gli, gli U2 ovviamente ce l'hai ma altrimenti hai qualche raccolta, è sempre antologico, hai i soliti Queen, hai le solite cose, ma tanto di quello che c'è fuori noi non, non ne risentiamo proprio. C'è un album di Beyoncé da noi, non, non viene passato, non c'è copertura, non c'è niente, musica influente da noi non viene coperta. Quindi noi abbiamo un mercato probabilmente mai così forte, ma incredibilmente chiuso e, perdonami il termine, provinciale. Tant'è che esportare la nostra musica, se non nel caso dei Måneskin, ma che propongono un classic rock, non è esattamente la proposta di, non so, sfere e basta. Eh, ho fatto un nome a caso, eh, senza andare a puntare il dito contro nessuno. Chiaramente è un discorso diverso. Cosa vuoi vendere sfere e basta all'estero? No, non ha nessun senso. Allora io dico, perché non puntiamo o puntiamo su un prodotto internazionale, realmente internazionale? E non mi pare che nessuno ne abbia la voglia. Oppure tanto vale puntare di nuovo su quelle che sono le cose forti del nostro paese, che è veramente il cantautorato. Ma nessuno canta più niente. L'Italia, e eh, scusami, è un pippone che sto attaccando, ma te, te le dico tutte e poi mi, mi rispondi. La musica di oggi, io non contesto la semplificazione della parola. Io contesto la semplificazione del messaggio. Contesto il fatto che si racconti, così come nelle fiction, dirai uno. Un'Italia che non esiste. C'è un'Italia che è assolutamente di superficie e di fantasia. Non c'è nulla nei testi. Se tu leggi i testi delle canzoni italiane e ti chiedi quali sono i problemi che affliggono il nostro paese, tu dici nessuno. Questo è un paese nel massimo del boom economico. Sembra la musica degli anni Ottanta senza gli anni Ottanta. Si racconta soltanto l'amore, la felicità, la gioia, eccetera. Nessuno scende più in profondità. Allora... Qui evidentemente il problema è anche di paura di esporsi. Di, di, di un modo di stare al mondo particolarmente cauto. Eh, continuiamo a sottovalutare il pubblico. Continuiamo a pensare che il pubblico sia scemo e che non sia pronto a poter godere di qualcosa che abbia un minimo di spessore in più né gli artisti, né tantomeno chi investe sugli artisti, forse. Hai ah, fatto un mm discorso lungo veniamo di riprendere eh, dall'inizio allora il tema della il tema della della musica in italia dominata dal repertorio italiano e come dici tu questo già esclude qualsiasi scelta di, di quote o di, di valutazioni che vanno al di là del fatto che appunto questo repertorio che è dominante nel paese sia anche eh, molto dovuto al ha un aspetto abbastanza banale, cioè l'italiano parla poco le lingue, parla poco l'inglese, solo alcuni eh, segmenti della popolazione comprendono testi. Eh, che comunque sono testi complessi perché non sono testi banali anche quelli se, eh, beh, io ascolto Kendrick Lamar ti posso assicurare che sono testi assolutamente complessi per una eh, già una comprensione figurati poi per capire quali sono i messaggi che questi testi trasferiscono che sono legati a delle dinamiche chiaramente di sociali che sono limitate a un'area addirittura della popolazione americana eh, quindi, primo passaggio, c'è un tema di poca, uh, noi siamo il paese che abbiamo eh, i film doppiati, Molti, la maggior parte dei paesi in Europa hanno i film sottotitolati. E quindi nessuno viene invogliato, non, non c'è questa, questa moda di ascoltare. Adesso un po' con le serie cominciano, perché fortunatamente essendo molto costoso il doppiaggio di mille, duemila, tremila serie, eh, semplicemente si mettono i sottotitoli e questo fa sì che magari qualcuno scopra anche che esiste una lingua eh, che possono imparare e li renderà anche... Più facile vivere nel, in un mondo globalizzato. un pizzico tardivamente Quindi, però sì tema della tema della lingua non banale poi c'è eh, eh, e poi c'è chiaramente eh, la contaminazione eh, Enzo. cioè quando la poca no poi c'è c'è l'omologazione secondo me dei, dei media generale quello sì. che tu hai detto già all'inizio cioè noi abbiamo delle radio che più o meno tutte trasmettono le stesse cose non è che c'è un, una scelta diversa da quella che, eh, che magari hanno altri paesi con delle, dei, dei canali dedicati a alcuni, alcuni generi musicali che hanno anche successo, no? qui semplicemente un po' la, la, la radio. E quindi cos'è accaduto? Che eh, coloro che vogliono ascoltare musica in un modo diverso si sono buttati sullo streaming. Se tu vai a vedere le nostre ricerche di mercato ti fa vedere esattamente le, di le differenze generazionali e la tipologia completamente diversa di ehm, canale utilizzato per ascoltare musica. Se la generazione Z è prevalentemente tutta streaming eh, audio e video, perché c'è eh, anche YouTube, c'è adesso TikTok, eh, poi salendo di generazione trovi anche un po' più di radio, magari anche la televisione, la televisione è anche scomparsa dal radar dei, dei, delle, dei canali utilizzati dal, dal consumatore per ascoltare e informarsi sulla musica. Quindi diciamo che tutta questa rivoluzione che ha portato anche a questi generi nuovi è un qualcosa che è avvenuto, come ho detto prima, non per imposizione dall'alto, ma perché... Piano piano eh, questo mondo ha cercato una sua dinamica, una sua alternativa e sono emersi artisti che in questo caso invece qui bisogna anche, eh, qui un po' ti contraddico. Quando tu dici ci sono i testi, allora dipende, perché eh, il testo pop è magari quello che dici tu. Quindi più legato anche a, a canoni che, come dici tu, magari sono lontani dai fatti reali. Però poi, se vai a guardare nel mondo dell'hip hop e del, del rap, trovi anche invece temi molto più uh, legati alle dinamiche quotidiane, alle fatiche di, di magari addirittura di artisti, che come sai, sono molti provengono anche. Da, uh, da famiglie di immigrati. Eh, abbiamo visto anche di recente quello che è accaduto anche a, a Milano con alcune generazioni di artisti. Tieni conto che questi, che questi artisti hanno un seguito enorme e, e comunque nel bene e nel male eh, so, veicolano dei messaggi che sono eh, vicini a queste, a queste generazioni. Dico nel bene e nel male perché poi tu puoi considerare questi, questi testi eh, qualcosa di, eh, che contengono anche violenza eh, e contengono anche aspetti eh, molto duri. Cosa che peraltro... Ho ascoltato rap per una vita, ascolto rap da vita. momento. Quindi stavo, stavo dicendo esattamente la stessa cosa, non, non mi sembra che in altri paesi sia diverso, pensiamo al, al rap francese che è arrivato molto prima di noi, l'Urban no? in Francia è arrivato a dominare, era fatto 90% di ragazzi della banlieue che eh, trasmettevano dei messaggi durissimi rispetto For alla... Però forse, però forse, è una realtà un po' più veritiera. Rispetto a quella italiana che mi è sempre sembrato. Ma un non c'è dubbio, mm. questo è. Cioè, vivere a Compton con... non è come vivere, non so, alla Barona, diciamo, con le difficoltà esatto. del vivere alla Barona. Eh. Allora c'è anche molta eh, imitazione, e se vogliamo chiamarlo, eh, una sorta di scimmiottare eh, il, eh, le star americane. Quindi chiaramente rendersi anche poi. Poco, come hai detto anche tu, sotto certi profili, anche poco sfruttabili all'estero, finché poi andiamo a vedere i numeri e non è poi solo così. Perché, eh, allora diciamo che il tema dell'estero, per arrivare a un altro aspetto che hai, che hai toccato. Eh, allora, abbiamo. Vabbè, Togliamo il fenomeno Maneskin, che è veramente un fenomeno, una cosa che accade Unico. probabilmente una volta ogni vent'anni, esatto. non, non è replicabile, non è che domani mattina tutti si met... hanno capito la formula magica e, e possono replicare i Maneskin perché... Non è replicabile, che... scusa Enzo, non è replicabile in quella maniera perché è random e siccome non è, non è il frutto di un lavoro acuto fatto a tavolino, cioè non è il frutto di un marketing geniale... È frutto di una botta di fortuna, di casi di coincidenze dove per carità servono delle qualità di base altrimenti non arrivi, ma per quello non è replicabile. È lì il problema. Che Maneskin non è una formula, e l'Italia non sa ancora no. qual è la formula per l'estero. Allora, la, eh, però qui ti devo dire anche altre cose: sì. il numero di eh, artisti e di eh, ricavi che provengono dall'estero è in costante crescita allora non abbiamo più delle punte come erano magari nel passato noi abbiamo fatto per anni a dire c'era il bel canto c'erano artisti che avevano successo erano nell'iconografia diciamo italiana c'erano i successi di Bocelli i successi Ramazzotti, Pausini eh, artisti che avevano comunque eh, avuto dei risultati all'estero eh, e erano delle punte non eccelse in termini di vendite, perché comunque non erano neanche all'epoca, se togliamo Bocelli eh, che, eh, o, 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 o Pavarotti che facevano dei numeri in termini di vendita epocali, il resto era comunque dei mh, ottimi risultati, ma non da costruire eh, una carriera internazionale. Adesso abbiamo. Eh, un numero di artisti su cui si spalmano molte più vendite internazionali, grazie proprio al, al fenomeno dello streaming. E qui, eh, secondo me, mancano probabilmente alcuni dati economici che ci fanno riflettere. Noi abbiamo moltissimi artisti eh, italiani e produzioni italiane che comunque generano ascolti significativi in vari mercati del mondo. Compreso eh, artisti che, che mh, storicamente avevano avuto dei successi, ma che nessuno immagina che generino questo tipo di ricavi oggi da centinaia di paesi. Penso eh, a artisti come Moricone, eh, penso a volumi eh, fatti da artisti del mondo eh, della dance che, che rimangono ancora delle icone internazionali, non sono. Quelli che tutto, cioè non è David Guetta che viene invitato a, al, ai mondiali ma nell'insieme la musica dance italiana eh, fa dei volumi che sono significativi perché oggi tutto questo eh, consumo di musica che avviene a livello globale è chiaramente su numeri molto consistenti quindi basta che eh, un artista abbia un eh, determinato eh, catalogo eh, e questo catalogo abbia un interesse internazionale, anche se non di milioni di copie, parliamo di comunque qualche decina di migliaia eh, di copie che in passato non c'erano. Cioè, quando noi guardiamo anche al non, poi magari dei numeri sulla produzione nazionale come è cambiata eh, rispetto anche ai volumi del passato, però il numero di artisti che genera eh, stream comparato al numero di artisti che vendeva nel passato all'estero è cresciuto. Quindi eh, lo stesso caso dei mannequin è un esempio. Quando eh, i mannequin hanno vinto l'Eurovision, il, il giorno dopo erano in top 10 in 36 paesi del mondo. Certo. Cosa che puoi immaginare nell'era del fisico sarebbe stata assolutamente impossibile eh. da raggiungere in anni. Nel, nell'era del in fisico anni. era lo stesso Eurovision a non avere alcun tipo di rilevanza. Quindi... No, ma a parte quello, ma comunque un'esportazione di un disco, anche a fronte di un successo, eh, sarebbe stato un lavoro complicatissimo. Prima di tutto, perché non c'era una strategia globale e quindi le aziende non avevano neanche interesse a portare degli artisti stranieri all'interno, proprio cioè, la Svezia, non è che diceva domani metto in vendita la. La, la Sony svedese dice domani metto in vendita un disco da Sony Italia non c'era assolutamente questa, questo modello no, anche lo streaming è molto più meritocratico il, il digitale offre molte più possibilità e è più meritocratico questo, questo è il punto questo è il punto allora, che poi però ha un aspetto controverso, che poi è quello che, di cui magari se poi parliamo, che è quello invece del numero di, siccome è molto più meritocratico, le barriere all'ingresso non ci sono, abbiamo il problema che ci sono 60.000 brani caricati su Spotify ogni giorno. E quindi, come facciamo in quella cosa lì? L'ho sempre detto, non c'è scrematura successo. e non è, non, non è tollerabile che Spotify permetta a. Il signor, nessuno di caricare un demo soltanto perché può. E perché paga? E questo, Questa è una cosa che e non questo, può essere. E questo eh, probabilmente sarà uno dei temi eh, del futuro. Non dico che si, do, si arriverà. All, alla, alla spunta blu a pagamento come ha ipotizzato Elon Musk per Twitter, ma io immagino che a un certo punto succederà qualcosa per cui queste piattaforme metteranno online solo ciò che in qualche maniera o è eh, sponsorizzato, quindi spinto a, a pagamento dall'artista. Eh, so, da ris rispondimi su una cosa, come fa l'italiano a fare un progetto internazionale se non ascolta musica internazionale? Noi nelle nostre, attraverso le radio e in generale, non ascoltiamo, e le classifiche anche, che la Fimicura sa bene che l'italiano non ascolta, non è esposto alla musica internazionale, soprattutto quella che fa tendenza, il pop internazionale è, non è il corrispettivo del pop, cioè quello italiano non è la versione italiana di quello che fa... Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift. Taylor Swift è prima in classifica, credo con otto brani sulla classifica di Billboard questa settimana. Se tu senti il disco di Taylor Swift non c'è un corrispettivo italiano di quella roba lì. E quindi chiaramente non genera imitazione. Il mercato italiano è sempre stato imitativo, salvo che nei casi, appunto, della Dance, dove giustamente abbiamo sempre fatto tendenza nei casi della, del bel canto dove è roba nostra e ovviamente abbiamo sempre fatto scuola oppure di un certo tipo di cantautorato oppure ai tempi il progressive ma poi per il resto quelli sono i nostri generi esportabili sul resto non abbiamo mai venduto niente non abbiamo mai venduto un artista rock che fosse un artista rock serio e ci hanno provato tutti quanti perché perché ci sono appunto tutti i problemi che abbiamo visto ma io dico e qui ti faccio una provocazione Semantica anche rispetto alla proposta di Morgan, io non credo che l'Italia abbia bisogno di quote tricolore. Io credo che l'Italia abbia bisogno di quote internazionali. L'obbligo di. Passare canzoni internazionali, ma che siano quelle vere, non passare quattro robe streaming site major che non hanno più nessuna rilevanza soltanto perché il pubblico italiano è ancora incline a riascoltarsi i Green Day, gli Ospring, i Metallica e altre quattro cose che non, di cui, che non hanno più nessuna rilevanza nella storia della musica. Loro so, sono band che non fanno più numeri, cioè non fanno più nulla, la musica è in mano ad altri. E iniziare a passare. E questo lo vedi anche nei festival purtroppo, perché non abbiamo neanche quel tipo di cultura. È una puntata che poi andremo a vedere giovedì quando ci sarà. Uh, insomma, avremo. No, avrò un ospite qui importante con cui parlare di questo, un grande promoter. E noi abbiamo bisogno di quote internazionali, ma reali, cioè servono curatori nelle radio, servono, non serve il Morgan che sta lì a dire facciamo, ripartiamo da Tenco De André, ragazzi. Se ripartiamo da Tenco De André, noi facciamo un buco nell'acqua, non serve a nessuno. La cultura è importante, ma è sempre di riscoperta. Ai giovani devi dare il presente. Poi gli puoi dare il tuo passato, dopo, in seconda istanza, ma gli devi dare un presente. Loro non sanno che cosa, che cosa passa il resto del mondo. Loro se vanno in Inghilterra a parlare con un inglese, se vanno negli Stati Uniti in viaggio, a New York, che musica ascolti, e si confrontano su questo. Ci guardano come degli UFO, o forse noi guarderemo loro come degli UFO dicendo, ma che cosa ascoltate? Sono mondi separati. Il nostro mercato chiuso provinciale. Questa è una cosa che va completamente rivoluzionata. I, dare ancora di più eh, quote tricolori quando non serve nemmeno. Il problema è che le, le quote straniere sono grandi classici nella maggior parte dei casi, o pezzi ininfluenti e inutili. Beh, c'è anche, eh. anche il tema. Eh, scusa se ti interrompo. C'è anche il tema di considerare un media rilevante sulla cioè, già il fatto di dire. Bisogna dare quote nelle radio. Certo. Vuol dire non comprendere che non è quello lo strumento. Stanno altrove, e, certo. E, e, e non puoi mettere le quote su Spotify perché comunque la scelta di questi, anche se ci fossero, perché qualcuno l'ha pensato in Francia, per esempio, c'è un'iniziativa parlamentare per introdurre delle quote sulle piattaforme, così come sai che avviene nel cinema e nella televisione. Penso, questa cosa la diceva, che... quanti anni fa la diceva Salvini questa cosa qui? Quanti anni fa eh, Salvini da sempre? Sono, okay. sono ma non, sono so, non è solo lui. Guarda, che c'è bisogno. Tutte, ma scusami, c'è bisogno di Morgan, c'è bisogno di un esperto di musica come Morgan per dire la stessa roba che poteva dire un esperto di papete? Ma non è, il tema, è un altro. Il Otto tema anni altro dopo, che, cioè, noi su questo io concordo con, con te. Il tema vero oggi è. Come eh, sfruttare questo oh, potenziale internazionale per promuovere? Io ho davanti sempre l'esempio di quello che è successo col K-pop. No? Il K-pop è eh, musica di un paese piccolino come l'Italia, perché da quello Sud Corea è anzi anche un po' quella forma allungata, così, è un eh, paese in cui eh, l'inglese è parlato pochissimo. E la maggior parte parla coreano. Questi hanno fatto brani in coreano: poi con inframmezzati, con eh, ritornelli in inglese quanto vuoi. Ma sono dei successi globali cantando in coreano. Il che ti può dire che ti, ti fa osservare qualcosa che. C'è stata da una parte una strategia di paese, perché non è solo il fatto che il K-pop è diventato quello che è grazie a delle intuitive etichette, eh, in questo caso un'etichetta indipendente coreana che ha firmato i BTS che li ha fatto diventare una star mondiale, ma c'è una strategia di paese che ha usato eh, un Korean flavor, come si può dire, che ha avuto successo non solo nella musica, ma nel cinema, in, altre, in altri campi, la tecnologia, in cui eh, questo paese è diventato un po' un simbolo della creatività. Noi siamo un paese, siamo il paese per eccellenza della creatività, no? quindi eh, potremmo. Istituire una migliore strategia. Noi facciamo delle cose con l'estero di recente. Forse hai visto con i tweak: abbiamo portato Diodato Cosmo negli Stati Uniti, abbiamo fatto la Billboard Conference con la rappresentante di lista. Quindi diciamo artisti alternativi rispetto al mainstream che sono andati a cercare una sfida in questi paesi hanno avuto anche apprezzamento però devi tener conto che poi ci sono milioni e milioni di consumatori che devono essere raggiunti e che non è facile come ha dimostrato anche l'episodio di Maneskin, ci sono, non c'è una formula magica e, e non è facile arrivare a raggiungere questi pubblici quindi eh, io penso alla fine che molto dovrebbe essere un lavoro di non solo quello di, 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 di recepire quello che arriva dall'estero, ma di pensare eh, con una mentalità eh, già focalizzata. Alcuni lo stanno facendo, per lavorare su degli artisti pensando alla loro cosiddetta exploitation internazionale. Eh, se ti ricordi, molti anni fa, eh, la Svezia, per una questione anche di lingua, eh, produceva artisti che cantavano già in origine in inglese. Vabbè, ma, eh, ma la, Svezia, la acqua, Svezia ha il secondo eh, più grande compositore mondiale che è Max Martin, cioè dopo Lennon, McCartney. Eh, quindi, ragazzi, cioè parliamo, infatti, quindi, parliamo della serie A. Del, 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 quanto fa il PIL della musica? Quanto, quanto incide nel sul PIL della Svezia il, il, la musica? Credo i ABBA in... erano una parte, una parte importante all'epoca adesso, adesso non lo so perché hanno, Al, hanno te, te lo gen, dico. sono un genere sono, sono numeri molto alti e da sempre perché tutti gli anni 90 per esempio sono stati dominati dalla Svezia gli anni 90 adesso, eh, adesso invece ti ripeto sai quando invece incide un punto di P il coreano lo fanno da solo i BTS Chiaro. Però hanno creato e, un e, sistema. E, Però ti chiedo e, allora, il, il, il sistema BTS in realtà che cosa ci insegna? Che forse un qualcosa di provinciale può diventare internazionale? Perché loro hanno portato una realtà che per me è incomprensibile. Ho cercato di farmela spiegare l'altro giorno in live, <ride> ci cioè, hanno provato, mi hanno detto che è una sorta di reality perché poi ti appassiona le loro vite. Insomma, una cosa molto, molto curiosa, con dinamiche che non comprendo né mi interessano, perché non è il tipo di acquisizione che io scelgo per la musica, cioè, non mi serve tutto quel tipo di racconto. Ma eh, questa cosa però ha impattato su molti. In effetti forse potrebbe essere una proposta eh, provinciale che diventa internazionale. Però io penso che l'Italia non abbia questo tipo di possibilità. Come si può portare pluralismo della eh, proposta musicale? Perché noi per esempio io faccio rock principalmente, principalmente faccio, faccio tutti i generi musicali in realtà. Però è chiaro che sono più orientato verso il rock, per quanto delle forti quote di rap, di elettronica, di jazz e tutto. Noi abbiamo due radio che rappresentano il rock. Sono entrambe due realtà classiche, di classic rock. Che, che ne dicano loro, ma sono due realtà di classic rock, quindi non portano nulla di che sia a contatto no, con. La scena di nuovo jazz di Londra, oppure lo stesso che sta succedendo a Bristol, oppure il post-punk sempre tra Irlanda e Inghilterra. Nulla di tutto questo. Noi non sappiamo nulla, non abbiamo più riviste. Il nostro è un mercato contratto, è un mercato timoroso. Quindi è un mercato contratto. Un, merc un mercato contratto non produce nulla che possa essere coraggioso e buono perché tutti hanno paura di fallire, dalle radio, alle case discografiche, ai produttori. Perché non ripartiamo cercando di riaccendere tutto quello che era, per esempio, negli anni 80 e 90 la musica, che era concerti dal vivo, ma non soltanto i grandi concerti, voleva dire regalare a degli artisti con repertorio dei posti dove andare a suonare. Che fossero dei luoghi preposti, il club musicale che non esiste più, ce ne sono pochi, fanno soltanto tribute band. E questo vuol dire che cosa? Che non ci sono più sale prove. Se oggi nessuno investe, nessuno aprirebbe una sala prove oggi perché è un business fallimentare. E non esiste, come non è mai esistito in questo paese, lo scouting perché nessuno, neanche quando c'erano i locali delle case discografiche, mandava un cristiano pagato come negli altri paesi a contendersi con altri cristiani pagati da case discografiche rivali, a contendersi l'acquisizione di talenti nuovi. Siamo sempre stati lì fermi ad aspettare che fosse Sanremo a portarcelo, che forse il ragazzo a portarti il demo e tutto. È sempre stata un'industria ferma da questo punto di vista, non sicuramente tesa a scoprire il talento. Oggi lo è ancora di più. Senza contatti con l'estero, campiamo di Sanremo e di X Factor. X Factor sta morendo, campiamo di solo Sanremo. Cioè, possiamo anche fare dei numeri importanti, ma questo è un mercato chiuso. Serve più informazione, serve contatto. Porca miseria, abbiamo... io sono terrorizzato dalle cose che ha detto Morgan. Se quella è la linea, sono spaventato perché non è una linea per i giovani, è una linea per lui, è una linea di gusto personale. Eh, non, devi, non devi, serve. devi tenere conto che sicuramente c'è in questa fase anche un contrasto generazionale. L'hai detto tu all'inizio, hai detto ci sono artisti che dicono io non conto più nulla. In realtà non è che lui non conta più nulla, è che magari fa anche delle proposte interessanti, de, de, della musica assolutamente eh, apprezzabilissima, ma si scontra con delle generazioni che non ascoltano quel genere musicale. Allora c'è un distacco oh, che è sempre più importante. Eh, questo poi fa sì che ehm, quello che viene in qualche maniera portato al grande pubblico da parte del mondo del... cioè c'è anche, se hai visto una frattura tra il mondo live dove ci sono artisti, del, grandi artisti del passato italiano che fanno grandi numeri del live ma che poi fanno pochissime eh, certo, stream bene, pochissime certo. vendite, hanno però un grande pubblico che va ai loro concerti un pubblico ovviamente li riconosce magari ci sono anche tanti giovani che, che hanno scoperto i loro cataloghi e quindi ascoltano la musica però non riescono a, a sfondare su questo, su questo mondo molto complesso dello, dello streaming. Sullo scouting è un po' diverso, oggi i meccanismi di scouting sono anche diversi, probabilmente ti fanno inorridire, però c'è molto lavoro fatto eh, con eh, i dati che arrivano dalle piattaforme, dallo, dalle... dalle dai, Ma perché, non copia, perché, non perché non copiamo dei mercati virtuosi perché non copiamo il sistema britannico per esempio quanto, quanto produce la musica in Inghilterra tantissimo quanto è forte l'Inghilterra in da sempre tantissimo eh, l'Inghilterra è però il, da sempre uno dei primi mercati e eh. ha la lingua che è stato un mercato. Beh, siccome la musica è stato però, un mercato dominante però sai che ho letto eh... ho letto una cosa quando i Maneskin hanno fatto uscire il loro ultimo singolo eh, The Lonely East tra i commenti degli stranieri ci scritto mi mancano le canzoni in italiano, degli stranieri, commenti degli stranieri, quindi è un mercato che fondamentalmente se ne frega della lingua, per, per molti punti di vista sì. se ne frega, quindi in realtà non è quello l'ostacolo, l'ostacolo è il tipo di musica secondo me, l'ostacolo è proprio la proposta che viene fatta, l'ostacolo è lavorare su artisti che possano essere internazionali dalla nascita, dalla partenza. E invece qui è sempre stato complicato, insomma, anche quando la discografia valeva tanto, penso ai, ai tempi di zucchero, quando le etichette erano tante, insomma, penso ai periodi dove veramente si spingeva e c'erano forti investimenti. E anche ai tempi, lo scouting non c'era. Perché non abbiamo mai preso, che ne so, perché ci riescono in Inghilterra? Perché? perché hanno tantissimi locali dove si suona dal vivo e si fa repertorio proprio. Fanno cover? No, in, in piccolissima parte, si suona repertorio dal vivo. Chi trovi a quei concerti sempre almeno uno o due scout che girano tutte le sere perché sono dei poveri cristi che devono fare la guerra come il leone nella savana contro gli altri. Perché se non fanno firmare nessuno alla casa discografica vengono licenziati perché non hanno interesse. Posti di lavoro basati tra l'altro sul rendimento. Quindi mi sembra assolutamente vincente come roba. E hanno sale, prove, studi, registrazione. È un mercato florido, no? Ovviamente. Ed è sempre un mercato che propone e propone tanti generi musicali, non uno solo. Noi abbiamo avuto le Indie. Le etichette Indie a un certo punto sembravano questa grande rivoluzione perché dovevano sostituire le Major, ma in realtà le Indie erano delle Major wannabes. Erano piccole etichette che semplicemente facevano il lavoro sporco per la Major, tiravano fuori, si lavoravano l'artista che faceva uno o due dischi fino al successo, dopodiché la Major, grazie, me lo prendo io, saluti e arrivederci al prossimo. E la casa discografica ancora di meno ha smesso di investire e di fare ricerca, perché tanto gli ritirava fuori la Indie, ma in realtà il prodotto era lo stesso che avrebbe tirato fuori una Major se avesse fatto dello scouting. Cioè, sono artisti che non è che facevano musica di taglio alternativa o indipendente. Zero erano esattamente dei, era lo stesso genere musicale che, al quale stiamo assistendo. Noi abbiamo due generi. C'è il genere post battistiano, diciamo, dei, della generazione dei, eh, dei, dei, dei giornalisti in poi, e tutto quello che ne è conseguito, fino alla trap. Questi sono i due generi della musica italiana. Non c'è altro. altro. La proposta è questa qui: come si può vendere ultimo all'estero? Ma meno male che quel Sanremo no, l'hanno vinto, A meno male che quel Sanremo poi eh, è stata la fortuna di Maneskin, perché se avessimo avuto per dire eh, realmente ultimo all'Eurovision non avremmo fatto una bella figura, nel senso che avremmo portato un qualcosa di incredibilmente e tragicamente italiano, non so se rendo l'idea. Quindi è la proposta che manca, manca una contaminazione con l'estero, noi non sappiamo cosa succede fuori, serve più roba, serve, serve contatto. Se no continueremo a parlare italiano e a fare musica che è rilevante solo per noi. Allora, intanto mh, avercene di paesi che hanno un repertorio locale, perché molti paesi eh, purtroppo con il repertorio internazionale non sono riusciti a crescere eh, come mercato. E questo purtroppo... È una dinamica molto particolare quella, quella italiana. Eh, da un lato, dall'estero dicono come fate ad avere una ricetta così fantastica per cui riuscite a produrre tanti artisti locali, dicono le multinazionali ai loro, alle multinazionali italiane. E, eh, perché noi non riusciamo a produrre così tanti talenti locali e, ci, e dobbiamo importare tanta musica eh, mainstream eh, da, dall'estero perché il nostro mercato recepisce solo quello che va negli Stati Uniti e, o in Inghilterra. Quindi sono due modelli che un po' si scontrano, no? tu da un lato dici vogliamo molto più musica italiana, qualcun altro che dice vogliamo più musica internazionale qualcun altro ecco. che dice... Eh, mh, magari riuscissimo a produrre così tanti artisti ogni settimana avere un nuovo artista in classifica eh, e, e tentare quindi di avere eh, più successi eh, che nel, nel, nella, nel mercato nazionale eh, è un po' una, una situazione che è figlia di, di, tante, di tante scelte ma che poi alla fine ha fatto sì che questo mercato in realtà come dicevamo all'inizio sia, eh, sia tornato a crescere. Poi che questo uh, potesse accadere anche con uh, una produzione internazionale eh, che, che, che aveva grande successo nel paese non lo so, perché questo dipende da, da, da fattori che sono anche fuori dal nostro controllo. Perché io, non, io so che le, i tentativi di proporre novità internazionali ci sono regolamenti. e settimana scorsa, scusa, Taylor Swift era prima in classifica comunque in Italia e non accadeva. Che un artista internazionale e addirittura un artista donna fosse in testa nelle classifiche italiane. Poi però dopo, la settimana dopo era già al eh, quarto ovvio. quinto posto, poi escono, escono velocemente, ma questo succede anche con altri grandi artisti. Hanno uno zoc lo zoccolo duro di alcuni artisti esiste, cioè i Muse escono e vanno secondo, terzo o quarto posto in Italia eh ma, regolarmente. Però capisci che cosa. Allora, tocchiamo un attimo questo, perché i Muse i news sono una realtà. Allora, ho fatto i muse per fare un musico, no, no, però è un esempio per calzantissimo, perché i news sono una realtà vecchia di quello che si ascoltava vent'anni fa, fondamentalmente. Quindi non hanno... i news hanno un disco che dalla stampa italiana viene osannato e dalla stampa mondiale viene distrutto, perché è un disco brutto che giustamente viene distrutto e non si sa per quale motivo. Nella nostra stampa, sempre estremamente cauta, viene osannato e se ne parla bene, come si parla bene sempre, cioè è difficile che si parli male di qualcosa. Si, se si parla è perché si parla bene, altrimenti se devi parlarne male è meglio che non ne parli. Altro concetto certo. che andrebbe totalmente rivisto perché manca una critica e non formi uno spirito critico neanche nelle, nelle persone che poi ti leggono e ti seguono, perché poi pensano che se critichi sei una persona in cattiva fede. Quel disco lì rappresenta un mondo della musica che è l'ultimo che l'italiano ha toccato a livello di importanza della musica. Proprio quel periodo lì, 2003, 2004, 2005, 2001, quei cinque anni prima di un buco vertiginoso culturale di totale assenza dove si chiede a una persona che dischi sono usciti tra il 2005 e il 2020, i più importanti fanno scena muta perché non sanno risponderti. Questo è il problema. Il problema è, e sai perché? Perché progressivamente in quegli anni è sparito tutto. È sparita la musica reale dalle radio, è sparita la musica dalla televisione. Sullo spavracchio di YouTube, io ho chiesto ai dirigenti di NTV, ma oggi, oggi, come oggi NTV soffrirebbe ancora a YouTube? No, mi hanno detto no. E perché non la rifate? È perché ormai è tardi. Quindi è una volontà, non è. Il... In realtà si potrebbe tranquillamente fare, la musica è sparita okay. completamente dai palinzeschi. È, è che è stata disintermediata. Quello che molti non riescono a capire è che la musica è disintermediata, non c'è più. Cioè oggi non, non c'è più il ruolo del DJ, non c'è più il ruolo del DJ. No, eh, ma le guide servono. Eh, l'algoritmo eh, non è la soluzione. Questa, questa serve... è una cosa che dovresti dire allora, Enzo, questa è una cosa che questo, voi dovreste dire, non... l'algoritmo sì, non, non può non realtà, sostituire. No, non può sostituire, no. ma la realtà eh, del mercato e dei giovani che ascoltano è che loro la, eh, sono completamente disintermediati. Ma cioè loro però seguono poi gli... altri, non, non seguono l'algoritmo, attenzione. Però poi gli dai il e vinile e lo comprano. Gli... Loro sì, li... li... loro quindi vuol dire quello dagli, quello che... le guide, che... dagli le guide, dagli le guide e vedrai che seguiranno, perché quel... è la... È la musica si basa sulle guide, si basa sullo scambio, io... loro... fra ma di la... loro avranno guida, amici la guida, influenti. La non siamo né nei... io né te la guida sono i loro amici e coetanei certo, italiani o certo, internazionali che certo. gli, eh, viralmente gli fanno conoscere delle cose. Questo perché l'autenticità e la credibilità della fonte sono, diventato, sono diventati per loro l'elemento su cui costruiscono. Sai, loro, quanti ce ne sono, eh, sai quanti ce ne sono, ce ne sono di, della loro età che fanno il mio mestiere, il mio di divulgazione musicale, di guida eh, su Twitch e su YouTube? Zero perché lo fanno con un altro modello. Noi pensiamo Quale? al modello, tu pensi Quale? che il modello sia ancora quello che mi metto lì e faccio eh, un programma eh, radiofonico in cui illustro le novità discografiche del settore eh, progressi? Eh, non è così, perché eh, i ragazzi si scambiano delle sensazioni e delle eh, e le loro eh, attenzioni verso brani musicali o artisti, perché non è solo il tema della musica, attenzione, è anche, beh, il successo dei Manestri sì, non è solo un successo musicale, è un successo di un modello, è un modello che è, è fatto di elementi eh, che buona parte di quelli che li consumano hanno ritenuto credibili. Un gruppo che ha un'immagine diversa dal passato. Nel caso italiano è clamoroso perché sono eh, ragazzi di 20-25 anni al massimo, in un mondo italiano, che è un mondo dove eh, si considera giovane una Presidente del Consiglio che ha 43 anni. Quindi vuol dire che eh, questi ragazzi, la, i, realmente i grandi consumatori di musica di oggi,. Hanno un'idea completamente diversa da quello che il 99% di noi immagina possa essere il modo in cui ci si trasmette. Insomma, la, sono dei, hai la, detto la bene, sono, non sono un modello sono dei modelli, nel senso che loro sono immagine, immagine ed immagine, tant'è che se ne parla solo in termini di immagine e il le come erano vestiti a quell'evento e questo e quest'altro, quello che ha detto quello che ha fatto, mai in termini musicali io ti chiedo quando è l'ultima volta che tu hai sentito parlare dei maneschini in termini musicali e più che l'ultima la prima volta in cui si è sentito parlare dei maneschi in termini musicali perché la musica è irrilevante nel caso dei maneschi allora noi sì, possiamo noi possiamo togliere tutto, tutta la musica alla musica ma a un certo punto non sarà più musica io parlo del futuro della musica è spaventoso cioè se non c'è un'inversione di tendenza o, o quantomeno un tentativo di comunicazione che non sia appunto parlare di De André e di Tenco a dei ragazzini a cui francamente non gliene può fregare di meno mm. e, sp e sperare che quella sia la rivoluzione. Eh, noi non dobbiamo volere la realtà che avremmo voluto noi, noi dobbiamo avere la realtà migliore per quello che c'è oggi, che è un discorso diverso ed è quello che probabilmente Morgan non riesce a capire perché ha una visione periferica, tant'è che non sa neanche quel cosa c'è in classifica e quindi pensa che siano necessità, cose che sono necessità del suo percepito, ma che non è detto che siano necessità assolute in questo paese, e fare il politico, percepito. avere un ruolo politico vuol dire fare politica, quindi fare azioni per il popolo, per la gente, non per te stesso, perché altrimenti eh, siamo in un altro ambito. Io dico, noi abbiamo bisogno di provarci, perché altrimenti stiamo togliendo la musica alla musica. E questo non può essere un bene per la musica. Sì, può essere che il settore della cosiddetta musica farà dei numeri sempre importanti e che questo possa essere un bene, ma a livello qualitativo, qualitativo non vuol dire soltanto la musica che viene prodotta, qualitativo vuol dire come la musica viene trattata. Serve secondo me ridargli centralità, perché è l'unica arte che soffre di questo. Se fosse un discorso mondiale... E su tutte le arti, se il cinema vivesse la stessa roba, se le serie TV vivessero la stessa cosa, se eh, la, la, anche so, l'arte figurativa vivessero la stessa roba, allora giustamente il campanello d'allarme dovrebbe arrivare, ma questo impatto non c'è. Le... Il cinema italiano è un cinema estremamente provinciale, poi però c'è anche guadagnino, poi c'è anche dei grandi registi che fanno cose negli Stati Uniti perché? perché hanno scelto una proposta diversa, che non fosse una proposta conservativa. Hanno rischiato, hanno osato, non hanno bisogno di una casa discografica dietro e sono andati, hanno portato e hanno fatto. Quindi ci sono esempi estremamente virtuosi. L'italiano per esempio... Da un punto di vista di serie te televisive, di cinema, è costantemente bombardato perché, nonostante sia basato sull'algoritmo, Netflix, e Apple TV, ha intanto tanti servizi che si fanno concorrenza, non sono uno uguale all'altro. La musica ha tanti servizi che sono sovrapponibili. L'unica differenza qual è la qualità? Come se uno prendesse Netflix o un altro perché ha il 4K o ha l'HDR 4K l'altro, non si sceglierebbe in base a questo si sceglierebbe solo in base alla proposta e li scegli in base alla proposta. Noi abbiamo cataloghi uguali, quindi è anche difficile creare una situazione di competizione che andrebbe fatta sui compensi. Spotify andrebbe boicottato da tutti gli artisti che in blocco dovrebbero andarsene e dire ce ne andiamo da un altro perché ci danno di più, andiamo tutti da Apple Music. Invece fondamentalmente siccome aggiungi, prendi soldi anche da, va bene tutto, visto che è la piattaforma, però non hanno... Non hanno condizioni che, sono, che siano accettabili, quindi dipendono solo dal live e l'hai visto durante la pandemia cosa è successo all'industria musicale. Sono stati due anni ovviamente disastrosi per tutti perché non diventa più sostenibile il mercato della musica. Non hai più vendite e quindi finisce. Allora, se, dalla, se da un punto di vista cinematografico noi siamo costantemente esposti, noi sappiamo cosa fanno gli americani, lo sappiamo tutti i giorni, noi musicalmente non lo sappiamo, è lì che c'è il problema. Eppure è algoritmo per algoritmo, piattaforma per piattaforma, la distribuzione è la stessa. C'è qualcosa che cambia. Probabilmente il cinema non puoi ridurlo a un minuto e trenta. Quindi è lì che bisogna eh, forse in, intervenire. In Italia si lamentano tutti che la top ten dei film più venduti è dominata dai blockbuster americani e non c'è un film italiano. Eh, ma si la chiedessero perché. Dominata... Se eh, però la nostra che è dominata dagli italiani sembra un problema, <ride> eh. Abbiamo due, probabilmente due modelli che non, eh, non soddisfano la, la critica più che non soddisfare il pubblico, perché il pubblico vuol dire che trova i film italiani inguardabili e gli piacciono i, i, film, i grandi film americani e nella musica trova. La musica italiana più forte in questo momento. Se pensi che l'unico, ti dico: Sai qual è l'artista internazionale da più tempo in classifica in Italia, in top ten, per record forse degli ultimi due anni? È Bad Bunny con un verano. Sinvergine è un album eh, latinoamericano. Di, di, Diciamo che poteva farlo Ricky Martin eh, anni fa. Poi eh, noi misteriosamente siamo diventati un paese latinoamericano, una colonia del Sud America, non si però del centro America. La musica, la musica latina, effettivamente, la musica latina va in Italia, e la musica italiana in cantante in spagnolo va nei paesi latinoamericani. Spesso ha, ha visto anche dei numeri interessanti anche di però, artisti pr nuovi. Prendi eh, l'esempio delle fiction: allora, prendi, guarda, anche lì ci sono livelli. Fiction, Rai e Fiction Mediaset sono cose fuori dal mondo, ok? Esistono soltanto là dentro per un certo soddisfare un certo tipo di pubblico, che di internazionale probabilmente conosce poco, non lo so, o comunque se conosce si fa andare bene un prodotto alla Don Matteo per dire, ebbene, problemi loro. Poi esistono quelli che ci provano e che in alcuni casi ce la fanno anche, per esempio tu prendi Gomorra, è stato un successo all'estero come serie. Serie fatte in Italia è sempre, non ci sono mai, non so se hai notato, non ci sono mai opere eh, con sceneggiature originali, sono sempre fatti di cronaca, sono sempre sceneggiature Beh, prese da altro. L'amica la, geniale è stato un successo globale, ma è vero, eh, quella, è è vero quello originale. lì. Quello, ogni tanto succedono poi, chiaramente, ci, possono esserci delle eccezioni, ma per il resto, diciamo, non è prerogativa né di Rai né di Mediaset avere fiction vendibili. Su piattaforma o che possano fare la storia della, del, della fiction. Quindi cambia il diverso, è diverso il tipo di ambizione anche in base alla piattaforma. Tanti usano Netflix per avere successo su Netflix, un successo che possa essere mondiale. Ed è chiaro che non puoi averlo se la tua proposta è la commediola italiana con lo stesso cast di sempre. È chiaro che non puoi averlo, perché quello è un prodotto clone. E quello è perché? Perché c'è poco coraggio. Il nostro non è un paese incredibilmente coraggioso da questo punto di vista. Però nelle serie e nel cinema c'è qualcuno che ci riesce ce l'hai, c'è il Sorrentino candidato all'Oscar ce l'hai delle eccellenze che non è immagine, è immagine perché eh. è cinema, ma è qualità ok? Mm -hmm. e arrivano candidati ma poi magari non ce la fanno, ma ci arrivano la musica cioè. vive una costrizione diversa è diverso, eppure arte è allo stesso modo e ti ripeto, vive le stesse condizioni perché è sempre digitalizzato non c'è più la sala e non c'è più la sala e come non c'è più il vinile esiste tutto liquido però è un mercato florido e riusciamo ad arrivare quindi evidentemente se vuoi e se guardi fuori forse il coraggio c'è per uscire in qualche maniera perché nella musica questo non succede ma io penso adesso il tema vero è proprio quello di provare a andare oltre i confini non è tanto quello di importare avere più musica internazionale ma è di eh, contribuire a, a far crescere la musica italiana guadagnando anche quote di mercato all'estero perché comunque il mercato Chiaro. italiano più di tanto non può, non può crescere eh, in termini di dimensioni, anche se c'è ancora spazio, perché molti eh, i numeri dicono che c'è ancora spazio per allargare la platea di consumatori che utilizzano le piattaforme, perché ancora c'è molta gente che ascolta casualmente la radio eh, e la musica, l'unica musica che ascolta è quella che passa in radio, quindi un ascolto passivo. No? Eh, quello che io penso, sul quale credo che siamo tutti d'accordo, è che eh, si potrebbe probabilmente avere più eh, successi internazionali e quello poi dovrebbe anche probabilmente portare poi a identificare delle strategie di... di più vicine al raggiungimento di, di grandi di grandi mercati. Eh, noi, per esempio, abbiamo chiesto, tra le, tra le ipotesi: tu sai, che noi abbiamo, esiste un tax credit per musica simile a quello che esiste per il cinema che ha dato 1, sicuramente dei, dei grandi risultati nei, nei negli anni, negli anni precedenti, adesso vorremmo puntare anche a avere un tax credit internazionale. Cosa vuol dire? Un tax credit finalizzato a produzioni che possano avere eh, successo all'estero e che devono però, appunto, anche lì. Non è che puoi predeterminarlo col dipartimento musica del ministero. Deve di avere 20, coraggio, cura. certo. Eh, esatto, eh, certo. devi trovare. È una scelta che deve mettere insieme eh, il Made in Italy, deve mettere insieme le strutture che fanno promozione del Made in Italy all'estero, deve mettere insieme le piattaforme che devono essere eh, anche loro eh, attive nel cercare di promuovere nuovi talenti, magari identificando quelle che possono essere delle. Eh, dei, dei, degli artisti che possono avere successo in determinati mercati perché non è, non dipende mai solo e esclusivamente dal fatto che, come dicevo, prima, sono 60.000 nuove tracce ogni giorno. Qualcuno dovrà poi cercare di identificare qualcosa da certo. spingere eh, in questo enorme marasmo, però diciamo che la. la l'aspetto positivo di questa, di questa fase, compreso anche il dibattito di stasera, no? cioè, alla fine benvenga che si stia parlando di come crescere in un mercato che sta crescendo, di come trovare altre modalità. Beh, ma anche perché? Eravamo, ci Io... abitavamo sul fatto che, che questo settore stesse scomparendo. Io dico benvenga eh, non tanto, non sono gli interlocutori, ma è la passione, Cioè benvenga che ci siano persone che hanno passione. Viscerale nei confronti della musica perché vuol dire che ci teniamo e ci teniamo tanto e quindi certo. vorremmo, vorremmo vedere altri risultati. Hai già parlato con il ministro San Giuliano? Ti sei già confrontato? Eh, non, non abbiamo ancora, non ci siamo ancora incontrati, l'abbiamo invitato all'opening istituzionale del Milano Music Week esatto. perché ci dia un. Messaggio, diciamo come fanno solitamente i ministri altri anni era intervenuto Franceschini, e mi auguro che, che voglia intervenire anche lui per dare un po' il suo, le sue idee. Come dicevo prima, eh, chiaramente noi stiamo facendo un lavoro come abbiamo sempre fatto con i governi, di informazione su quello che, che è, succede, perché chiaramente la prima cosa che è accaduta, che tutti abbiamo visto, è stato che eh, la prima uscita pubblica sul piano culturale è stata questa delle quote, cosa che tutti si potevano immaginare, ma non che in una situazione del genere qualcuno uscisse dicendo parliamo delle quote di musica. O oh, i rave. Eh, eh, è l'ultimo dei problemi o i rave che mm. non credo che ci sia un'emergenza rave in questo paese non mi, sembra, non mi risulta non mi sembra non ci sono neanche tanti rave come, come ci sono allora in Germania in Svezia e in altri paesi i rave che avvengono tutte le sere dovrebbe essere un tema di emergenza nazionale per cui adesso ci vogliamo confrontare su una parte positiva di, 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 di promozione della, della musica, di, di diversificazione anche di quello che può essere tutto lo scenario dell'industria, mi sembra che, i, che noi portiamo avanti diciamo, un messaggio eh, che debba essere poi valutato, e, anche se, ripeto, molto di quello che accade è, è fortunatamente, tra virgolette, ingovernabile, ma ingovernabile da tutti. Certo. Spesso è ingovernabile anche dal settore. Nessuno anni fa avrebbe potuto immaginare e non si poteva fare una strategia che dicesse. Adesso, da domani, iniziamo a lavorare per imporre l'hip-hop, l'urban e il rap, Ma non puoi. genere musicale. Si è imposto eh, con, nel bene e nel male. Se ti ricordi negli anni in cui si è imposto e esploso il rap, molto del lavoro dell'industria, molto del lavoro dell'industria è in realtà focalizzato sui talent. Erano i talent che venivano cercati come segmento che avrebbe dovuto portare nuovi artisti. No? L'industria si, si spingeva molto sul tema del talent e sulla collaborazione con i talent, come negli anni precedenti c'era una forte simbiosi col mondo radiofonico, perché si pensava che comunque passaggio radiofonico ergo uguale successo dell'artista. La heavy rotation era una cosa che veniva identificata come le, la la soluzione per poter far conoscere una, più lo passavi, più doveva probabilmente diventare famoso. E adesso è tutto diverso. E questo nel bene e nel male è un'evoluzione. Io ti dico, il mio punto di vista è un punto di vista più che altro su un aspetto generazionale che penso che sia importante. Cioè, quando c'è un ricambio in un settore, questo ricambio potrà poi vedere altri ricambi. Se abbiamo visto questo ricambio così forte in questi anni, Possiamo ipotizzare che ci sarà un ulteriore ricambio fra poco. Probabile. E potrebbe essere anche un ricambio, uh, un ricambio di un altro genere musicale che, che subentra. Magari avremo, come dici tu, magari avremo improvvisamente a un certo punto una nuova generazione di artisti che canterà in inglese e quindi e che magari avrà un enorme successo all'estero o un enorme successo anche in Italia cantando in inglese modello diciamo svedese oppure tornerà a ci sarà un successo della musica elettronica e addirittura a livello internazionale non possiamo in questo momento prevedere, è difficile ed è forse anche il bello di questo settore poter prevedere qualcosa a tavolino. Sì, non è, non è questo momento, non è mai stato così, non è mai stato prevedibile, quindi <ride> è, è curioso che tanti pensino di avere questo tipo di soluzione esatto. fra le mani. Enzo, grazie mille, veramente di cuore, eh, buona eh, Milano Music Week. Ho visto che è un programma estremamente denso, pieno di appuntamenti in diversi luoghi, quindi evento bellissimo ovviamente per chi sta a Milano, quindi frequentatelo, andate a vedere. Anche spunti di conversazione oltre ai concerti, eh, veramente molto, molto interessanti. Tante tematiche che saranno toccate. Sono tematiche che si toccano qui sul canale. Quindi eh, spiace a me non poterci es essere, ma eh, andateci, insomma, voi che potete, eh, frequentatelo assolutamente. Enzo... Ci aspettiamo comunque i prossimi anni per fare qualcosa di dedicato, addirittura a Milano Mozilla. Assolutamente. Magari, magari. Io sicuramente qui non mollo perché, come ti dicevo prima, la musica ci tengo, mi piace raccontarla e mi piacerebbe vederla in condizioni di salute eh, non soltanto economiche non solo con un ottimo portafoglio ma anche con una bella cartella clinica grazie Enzo, grazie mille colgo soltanto l'occasione per dirvi grazie che gio giovedì torna il Silvestri Mad Night e eh, la, il tema della puntata è perché non possiamo avere un Glastonbury in Italia? Tutti ci raccontano che non si possa fare per una serie diversa di motivi, ma che culturalmente noi non siamo attrezzati per avere un festival come il Primavera Sound o Glastonbury da noi, e quindi accontentarci o di piccoli festivalini oppure di uh, rassegne. Perché lo chiederemo a Claudio Trotta, che è un famosissimo promoter, credo che Enzo conosca molto bene, e sarà un ottimo spunto per parlare di questo e farci raccontare dove stanno gli inghippi, dove sono i problemi e cercare eventualmente di risolverli. Se mai incontrerai San Giuliano, ma lo incontrerai sicuramente, magari alcune delle tematiche portate qui, eh, riferisci se vuoi, giusto per avere anche noi un piccolo, una piccola voce che possa. Eh, almeno, qualcuno con una grande voce che possa dirci che possa rappresentarci. Grazie le veramente quote internazionali, le quote internazionali. Per me sono quote non tricolore <ride> il contrario. <Vabbè. assolutamente. ride> L'esatto opposto, credo che saranno abbastanza impopolari conoscendo i miei polli. Grazie, veramente di cuore, grazie a tutti. Noi chiudiamo qui la diretta, ci vediamo giovedì sera alle 21. Ci vediamo domani, come tutti i giorni, sul canale Viola, dalle 14 alle 16. Grazie e buonanotte. Grazie a voi.